dei detenuti al carcere di Arezzo, situazione scandalosa. Oltre 100 persone aiutate in un anno di Caritas a San Sepolcro, il bilancio del centro Biturgenze nato in occasione del millenario. 15 ore di fronte al computer sacrificando famiglie ed amici, la testimonianza di Luca, giovane aretino nel tunnel delle nuove dipendenze, domani il convegno ad Arezzo. Funghi tossici, conoscerli per evitarli, i consigli dell'esperto per non rischiare. Un calendario di eventi culturali al Dipartimento Universitario di Arezzo. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD, apriamo con la cronaca, terribile scoperta questo pomeriggio in via Tagliamento ad Arezzo, un uomo è stato ritrovato morto in un'automobile, una Ford Focus, a notarlo un passante che ha subito allertato la polizia. Ignote per il momento le cause del decesso, sul caso stanno ancora indagando i carabinieri. Proprio questa mattina era stata segnalata e denunciata la scomparsa del 48enne a Rigutino. Il garante dei detenuti in visita al carcere di Arezzo, la situazione è scandalosa, sentiamo. Quanto accaduto al carcere di Arezzo è inaccettabile. Siamo di fronte ad uno scandalo ciclopico. Un carcere funzionante è stato chiuso nel 2010 per un progetto di ristrutturazione che non è mai arrivato a compimento. Tutti i detenuti furono sfollati ed i lavori avviati giusto il tempo di rendere di fatto inagibile la struttura. Queste le parole del garante regionale dei detenuti della regione toscana, Franco Corleone, che oggi ha compiuto la seconda visita agli istituti toscani facendo tappa ad Arezzo. Investirò della questione il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. La Toscana non merita questo affronto, tenendo conto che il carcere di Arezzo aveva una vitalità testimoniata dall'impiego degli operatori dell'istituto, attacca Corleone. La struttura di Arezzo, continua il garante, è abbandonata e versa in condizioni fatiscenti. I tre piani del principale corpo detentivo sono stati lasciati dall'impresa fallita. In una condizione di sovraffollamento come quello attuale è stato un delitto impostare una ristrutturazione in questi termini, ma ora è un crimine vero e proprio l'abbandono dei lavori. Ad oggi la capienza effettiva dell'istituto è di 32 posti, di cui 14 riservati ai collaboratori di giustizia. Nonostante i dati ufficiali del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria continuino a parlare di una capienza regolamentare di 103 posti. I presenti sono oggi 29. Continua Corleone, il turnover è molto elevato e abbiamo incontrato vicende umane molto gravi. Ci sono persone in carcere per reati minori che non riescono ad uscire in misura alternativa. Corleone segnala anche gravi difficoltà relative all'organizzazione sanitaria. Dalle 16 in poi nell'istituto non è garantita la presenza di un medico nemmeno su chiamata. Turbativa d'asta e abuso di posizione dominante sono i reati contestati ai vertici di Estra Consiag ed Estra Reti nell'ambito della gara per la distribuzione del gas promossa dal comune di Prato nel 2010. Stamani la sede pratese del gruppo e alcune abitazioni private sono state perquisite dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria che hanno sequestrato documentazione cartacea, computer e altro materiale informatico. L'indagine è nata da una denuncia del sindaco Roberto Cenni, vede indagate tre persone: Paolo Abati, attuale direttore generale di Estra, Luciano Baggiani, amministratore unico di Consiag, e Paolo Quercioli, rappresentante legale di Estra Reti. Le perquisizioni hanno riguardato anche altri funzionari delle società. L'ipotesi investigativa è che le società partecipate abbiano posto in essere comportamenti ostruzionistici con la mancata consegna di informazioni utili a compilare il bando per ritardare a dismisura l'indizione della gara del gas per il solo territorio comunale che il comune di Prato aveva deliberato fin dal 2010. Oltre 100 persone aiutate in un anno di Caritas a San Sepolcro, il bilancio del centro Biturgenze nato in occasione del millenario. Tutti i dettagli nel servizio. Oltre 100 persone entrate in contatto con la Caritas cittadina di San Sepolcro, oltre 700 pacchi alimentari donati e 260 pannolini distribuiti. Questi numeri dei primi 9 mesi di attività della Caritas cittadina Biturgenze. Il percorso portato avanti grazie al contributo di tutte le parrocchie di San Sepolcro aveva preso il via come segno concreto nell'anno del millenario della città e del Duomo. Oggi la Caritas di San Sepolcro conta su 19 volontari,
che si occupano di accogliere e ascoltare le persone più bisognose della città. Nei casi più difficili i volontari intervengono anche con la distribuzione di pacchi alimentari, buoni spesa e pannolini. C'è poi la possibilità di sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas. Il principio di riferimento nell'attività dei volontari Caritas è sempre quello della responsabilizzazione. L'intervento degli operatori, infatti, deve servire a ridare fiducia alle persone in un momento difficile. Il tutto però ha senso se finalizzato a far tornare a camminare con le proprie gambe chi si è rivolto alla Caritas. L'ultimo episodio di cronaca avvenuto a Sansepolcro, con un padre di famiglia che di fronte alla perdita del lavoro ha compiuto un gesto disperato, cercando di darsi fuoco, ha messo ancora una volta in evidenza quanto sia importante l'impegno della Caritas. Avevamo incontrato questa persona in passato, racconta la referente Lara Pasquetti. Siamo pronti ad accoglierlo nuovamente. Il gesto che ha compiuto è sbagliato, non risolve nulla. In momenti di disperazione è fondamentale avere persone accanto che ti possano aiutare a vedere la luce oltre il tunnel. Il centro Caritas di Sansepolcro è aperto il mercoledì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. La sede è a Palazzo Graziani in via 20 Settembre. Approvate dal Consiglio Provinciale di Arezzo le modifiche al piano triennale dei lavori pubblici e al bilancio di previsione relative a interventi su viabilità edilizia scolastica. Per rendere i provvedimenti immediatamente eseguibili e procedere in tempi brevi agli appalti è stato però necessario il voto dei gruppi di opposizione, mancando al centro-sinistra i 16 consiglieri necessari per la maggioranza qualificata. Una situazione che ha provocato la reazione di tutti i gruppi di opposizione. Da tempo si legge in una nota stampa congiunta: nella maggioranza vi sono vistose crepe e significative assenze che dicono che l'esperienza politica della coalizione Vasai sia ormai esaurita. Il nostro senso di responsabilità non può essere usato per tenere artificialmente in vita una coalizione che non ha i numeri. Voltiamo pagina. 15 ore di fronte a un computer sacrificando famiglia e amici. La testimonianza di Luca, giovane aretino nel tunnel delle nuove dipendenze. Domani un convegno ad Arezzo. Vediamo. Ho iniziato a giocare quando avevo più o meno 15 anni. Portato da un amico, introdotto nei giochi online. Il primo gioco che ho giocato si chiamava WoW, World of Warcraft, che è un gioco che mediamente, per come è strutturato, ti porta via minimo 7-8 ore al giorno. Però ci sono giorni anche che puoi giocare 12 ore, 13 ore. È capitato anche che per alcune modalità di gioco che potevano effettuarsi solo in alcuni periodi della giornata, che marinavo la scuola per stare a casa a giocare, perché sennò avrei perso quel tipo di opportunità che il gioco mi dava. A parlare è Luca. Il nome è virtuale, come la sua dipendenza nata sulla rete. Una droga immateriale i cui effetti però sono stati drammaticamente reali. Ore e ore di fronte allo schermo di un computer, tralasciando scuola, amicizie, famiglia. Un gioco o una chat che finiscono per inghiottire interamente una vita. La storia di Luca sarà presentata domani all'interno del convegno organizzato dal coordinamento provinciale del movimento Il Megafono sul tema ludopatia, gioco, passione, patologia. Coordinerà i lavori Lady Dervisci, interverranno rappresentanti del CERT di Arezzo, che da tempo si occupa di nuove dipendenze, dell'associazione di ex giocatori patologici Mi Rimetto in Gioco e della CISL. Tra i relatori Federico Gelli, deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Affari Sociali e Sanità. L'iniziativa è in programma per le 15, presso la Sala Montetini di Arezzo. Oggi Luca è uscito dalla dipendenza grazie al sostegno della famiglia. Io trago il mio massimo divertimento da lì, dal computer. Perché dovrei uscire? Perché dovrei andare in un bar a parlare con amici quando il mio divertimento è molto maggiore stando a casa? I miei genitori hanno prima di tutto cercato di parlarmi, farmi capire il problema, farmi capire che stavo sprecando i migliori anni della mia vita davanti a un computer, farmi capire che era tutto tempo buttato, che arrivato a 30 anni mi sarei reso conto che guardandomi indietro non avrei avuto nessun ricordo. Avrei avuto solo i ricordi di quella stanza, di quei mobili, di quel monitor.
Si aprono domani venerdì 8 novembre per chiudersi domenica 10 gli stati generali della comunità dell'Appennino nelle tre sedi di Bagno di Romagna, Santa Sofia e Badia Prataglia. Si parlerà di biodiversità ed economia locale come modello per le zone appenniniche, di cultura, turismo, ambiente, del valore delle tradizioni e del paesaggio. Ancora infrastrutture e servizi sostenibili, elementi indispensabili per la rinascita delle zone interne. Una tre giorni fra la Romagna e la Toscana in cui ci si confronterà con l'obiettivo di scrivere insieme un manifesto che illustri una precisa idea di sviluppo e di benessere su cui lavorare poi insieme comunità ed amministratori. Il testo finale verrà presentato all'inizio di dicembre in Umbria. Funghi tossici, conoscerli per evitarli, consigli dell'esperto per non rischiare. Sentiamo. La raccolta dei funghi porta anche quest'anno molti casi di intossicazione nel nostro territorio. Troppe persone consumano funghi senza conoscerli e senza controllarli. Molti sono ingannati dalla somiglianza di quelli velenosi a quelli commestibili. Il fungo più pericoloso di tutti è senza dubbio l'Amanita phalloides. Quello che però volevo spiegare è che per molte persone, per gran parte della popolazione, il fungo velenoso mortale sembra essere l'Amanita muscaria, che in realtà è sempre un fungo tossico, ma non velenoso mortale come invece l'Amanita phalloides. Quindi è bene questo fungo imparare a conoscerlo, i casi degli ultimi giorni ce lo spiegano, che tante persone invece ancora mangiano questo fungo qua. Quindi proprio perché credono che non sia poi così pericoloso. Il consiglio degli esperti per prevenire le intossicazioni è quello di fare molta attenzione fin dal momento della raccolta. Raccogliere tutto il fungo nella sua interezza, perché sia che uno lo porti a casa e lo pulisca da sé, sia nel caso che uno lo debba portare a un ispettorato, perché anche nel caso che porti un fungo a un ispettorato, se tu gli porti un fungo, mettiamo l'Amanita phalloides, gli porti solo il cappello all'ispettorato, sicuramente è in grado di riconoscerlo, però per legge non te lo può riconoscere, perché chiaramente per l'ispettore è necessario che ci siano tutti gli elementi per arrivare a determinarlo. Nel caso della Amanita phalloides gli elementi quali sono? La volva, questa volva che si trova alla base del gambo, l'anello, se io porto tutto il fungo a casa, quando magari vado a pulirlo mi rendo conto che questo fungo non è più quello che magari pensavo, quindi una russula, una capra, come si chiamano da noi, ma che in realtà è un'altra cosa. Lo scompenso cardiaco rappresenta la prima causa di ricovero, con una frequenza di riospedalizzazione a 30 giorni del 25% e ad un mese del 50%. Il tema sarà al centro di un convegno in programma sabato a Cortona. L'iniziativa, presieduta da Franco Cosmi, direttore sanitario dell'ospedale della Fratta, si svolgerà dalle 8.30 alle 18 al centro convegni Sant'Agostino. Moderatore dell'intera iniziativa sarà Leonardo Bolognese, direttore del Dipartimento Cardiovascolare e neurologico della ASL 8, recentemente nominato anche presidente della Federazione Italiana di Cardiologia. Un calendario di eventi culturali per il Dipartimento Universitario di Arezzo. Vediamo. Alla sede di Arezzo dell'Università di Siena si svolgeranno una serie di incontri dal titolo Pensieri in Movimento. Quando si svolgeranno e qual è il programma? Pensieri in Movimento è una rassegna che organizza il nostro Dipartimento, un'offerta alla città di una serie di grandi eventi che si inaugurano domani, venerdì 8, alle 18, con un grande ospite. Massimo Cacciari verrà nella nostra sede a presentare il suo ultimo libro, Il potere che frena. Quali gli altri appuntamenti previsti? Questa rassegna si chiude praticamente poco prima di Natale e ci sono molti altri eventi. Mercoledì prossimo alla Casa delle Culture ci sarà Inside Buffalo, presentato da Federico Siniscalco, che è un documentario sulla 92esima divisione Buffalo qui nella Toscana del 44. E poi proseguono gli appuntamenti con molte altre presentazioni di libri, il 27 in biblioteca, di nuovo qui con un altro grande ospite, venerdì 6 dicembre, Remo Bodei, filosofo di fama internazionale. Come è nata l'idea e quali saranno i principali temi che verranno affrontati?
L'idea è una promessa mantenuta. Noi con la Notte dei Ricercatori, che ha avuto un grandissimo successo qui ad Arezzo, avevamo promesso di mantenere un contatto stretto con la città, offrire servizi agli nostri studenti e ai cittadini aretini, e abbiamo continuato i rapporti con la biblioteca, con il Comune di Arezzo, la Casa delle Culture, per offrire un livello di eventi dal grande spessore culturale. Radicamento sul territorio, innovazione, efficienza e più servizi per i clienti di Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico. Sono queste le principali caratteristiche del nuovo punto Enel Partner che domani, venerdì 8 novembre alle 17, sarà inaugurato presso i locali del Centro Energia in via Giotto 57 ad Arezzo. Nuovo appuntamento con Nessuno Escluso, la rubrica dedicata alla realtà del terzo settore. Protagonista oggi la tribù dei Nasi Rossi. La rubrica si inserisce all'interno del progetto Le abilità diverse della disabilità, promosso dalla Caritas diocesana e finanziato dal bando CEI 8x1000 del 2012 ed è realizzato grazie al contributo di due giornalisti speciali, Gianmarco e Paolo. Vediamo. Enormi valigie con punture di cioccolato, piccole e grandi magie per portare sorrisi e scacciare noia e paura alle persone e ai bambini che si trovano nei luoghi di cura. Nessuno escluso va alla scoperta della tribù dei Nasi Rossi. La vostra realtà nasce come Costola dell'Avo, associazione dei volontari ospedalieri, per poi arrivare nel 2007 ad avere un proprio statuto. Da chi è composta? È composta di persone che hanno di varie età e di varia provenienza. La cosa importante è la formazione che viene attuato per diventare clown dottori, che si compone di una parte teorico-pratica ovviamente, con una parte assistita di tirocinio in ospedale, ovviamente prima di diventare clown dottore a tutti gli effetti. Chi è il clown dottore? Il clown dottore è una persona che va nei reparti ospedalieri, attualmente siamo presenti in pediatria, oncologia, radioterapia e chirurgia pediatrica, oltre che frequentare dei centri di riabilitazione per cerebrolesi. Noi curiamo quel tipo di aspetto della persona che si è ricoverata, ma che ha una vita personale, ha degli interessi, quindi ha delle cose che le piacciono, quindi noi stimoliamo, favoriamo questo tipo di relazioni. La tribù dei Nasi Rossi è presente anche in tre missioni umanitarie. Quali? La tribù dei Nasi Rossi, diciamo che ha come mission principale quella di lavorare sul territorio, quindi è per questo che appunto ci concentriamo sulla nostra provincia, anche se poi facciamo degli interventi anche nella città di Firenze e in alcune strutture. Però abbiamo partecipato anche a missioni importanti, missioni sia italiane che internazionali. Siamo stati in missione in Palestina, abbiamo partecipato, siamo intervenuti subito dopo quando ci sono stati i terremoti, prima in Abruzzo e poi in Emilia, per poter portare un pizzico di buon umore, un pizzico di sorriso a un sacco di persone che ne avevano bisogno. Esiste uno studio scientifico sugli effetti benefici della risata? Negli ultimi anni si è affermata una scienza che poi si chiama la gelatologia, che studia appunto quelli che sono gli effetti benefici della risata sulla persona. Noi per esempio accompagniamo i bambini direttamente dal reparto fino alla sala operatoria, e coinvolgiamo non solo il bambino ma tutta la famiglia in questo percorso in cui il bambino arriva praticamente ad operarsi che nemmeno si è accorto che sta andando a fare un'operazione, e si è notato appunto che la risata determina un minor utilizzo di medicinali e il recupero è molto più veloce per quanto riguarda il bambino. Grazie.
grazie a 50 studenti del liceo di San Sepolcro che la mostra permanente Ars Celare Artem, ospitata nella casa di Piero della Francesca, è rimasta aperta per tutto il periodo estivo e lo rimarrà fino al prossimo 23 novembre. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di premiarli con uno speciale attestato che è stato consegnato all'interno di una partecipata cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi a Palazzo delle Laudi nella Sala del Consiglio. E questo è il luogo della democrazia e della partecipazione, ha detto il sindaco Frullani, e sono particolarmente felice di vedervi qui. La città vi ringrazia per il vostro impegno professionale, puntuale e generoso. Uno speciale ringraziamento va alla direttrice scolastica, al presidente Tomoli, ai genitori e agli insegnanti. E questo è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSD. Arrivederci.